Bruciato tutte le tappe velocemente, che effetto fa essere una star della musica leggera italiana ad appena 22 anni? So che lei ha iniziato a 7 anni, se non sbaglio, il primo approccio con la musica nel 99, la prima affermazione, secondo posto al Mini Festival di Viterbo. Sono documentato nel 2002 poi il grande e il predebutto. Beh, star è un parolone, anche perché dico sempre che il successo alla fine è difficile mantenerlo, più che altro, più che farlo. Quindi sicuramente il mio impegno è quello di proseguire, di crescere, perché comunque essendo tanto giovane ho tante cose ancora da imparare, tanti orizzonti ancora da raggiungere, perché giustamente poi l'obiettivo, abbiamo una grande melodia in Italia, abbiamo una grande musica italiana che sicuramente si può esportare all'estero. Quindi uno dei miei obiettivi è appunto questo. Domanda d'obbligo: nel 2002 è l'incontro determinante della sua vita, a prescindere dalle qualità professionali, l'incontro con Gigi D'Alessio, quanto ha influito, diciamo, nella sua carriera? Beh, quel duetto è stato molto importante, perché mi ha dato l'occasione di conoscermi al grande pubblico ancora di più, maggiormente, ed è stata una canzone che ha avuto un grande successo, che io tuttora riscontro sulle piazze, in ogni concerto, in teatro, in qualsiasi parte dove vado, è una canzone che cantano tutti. Io la ringrazio. Il personaggio di Litterio è frutto della fantasia o si rifà, diciamo, a un personaggio che veramente esiste nella realtà? No, è frutto della fantasia, tranne forse il linguaggio, il modo, l'inflessione, il dialetto, diciamo, che si ispira a un dialetto che è di un paese importante, grosso, piedimontano, dalla parte dell'Etna. Poi per il resto è tutto... Non riesce ad identificare, però un paese, forse è meglio, forse è meglio non identificarlo, così ognuno si immagina come vuole. Lavorare di fantasia è bellissimo, no? Sì, appunto, si può spaziare. Certo. Molti richiedevano questa sera la presenza di sua moglie crocifissa, sono rimasti un po' delusi. E Salvo ha detto che, non so, stava poco bene, aveva dei problemi, l'ha lasciata a casa appositamente. Forse è meglio che se sta a casa. Va bene, io la ringrazio. Saluto i telespettatori. È stato gentilissimo. Numerosi a questo palio, il palio di San Vincenzo, che purtroppo quest'anno ci è stato negato. E avete l'occasione di ascoltare la voce qui da questo palco. Io sono molto emozionato, perché non vedevo questa piazza gremita non so da quanti anni. Un applauso a voi, e di questo voglio ringraziare gli amici di Insieme, voglio ringraziare Salvatore Tolomeo, voglio ringraziare anche l'amico, adesso mi ricordo, Napolitano, Carmelo Napolitano. Grazie a loro che hanno permesso di vedere questa grande piazza gremita. Grazie. Allora, dicevo, parlando, che purtroppo quest'anno non avete ascoltato la mia voce, una cosa che a me, sapete molto che ci tengo tanto del palio, il palio che ce l'ho nel cuore. Sono molto, veramente carina, con la moglie, l'assessore, è entrato il fotografo, sì. Tutti a dire: Anna, tanti auguri. E io, ma di che cosa? A un certo punto entra un'altra signora e mi fa: si vede proprio negli occhi. Ma io, ma che cosa? Beh, si dice che sei incinta. E invece ho detto: ma non è così, sai. Non è così, va bene. No, però sai, auguri, cose. Tu, ma sono tutti bene io, ma che? Come augurio, va bene. Ma sì, ci vuole, ma tutte le donne. Facciamo gli auguri a questa bella donna, allora. Ma poi, eh?
devo anche dire che quando uscì questa canzone anche i giornalisti pensarono che Profumo di mamma poteva lasciare intendere qualcosa, sì, e adesso tu sei anche, come dire, interprete delle mie canzoni. Sei interprete delle tue canzoni, hai un compagno col quale vivi felicemente, per cui sì, vabbè. Lo Canebba. Buonasera a tutti, amici dei Free TV Comiso. Personaggio notissimo. L'esperienza Grazie. Di Canale 5, se ne parli questa bellissima esperienza, un'esperienza che tutti i comici vorrebbero avere, perché fare Striscia la Notizia penso che sia per chi fa questo mestiere il massimo. Io ho avuto la fortuna di farla, spero di riprendere una cosa che c'è in progetto, se Dio vuole noi siamo qua, però sono strafelice e stracontento di appartenere a questa famiglia d'insieme, che è una famiglia dove si parla in siciliano, dove si pensa in siciliano e dove si vive per i siciliani. Guardate insieme, perché sicuramente. Dicevo, siamo qui stasera per estrapolare Stop, yeah, stop, yeah, stop.